che sono i puntini in rosso. Qual era un po' il limite di questa caratterizzazione? Che i sondaggi erano tutti poco profondi, in particolare i piezometri arrivavano soltanto fino a 5 metri di profondità, ad eccezione di 3, questi che vedete in questa sezione, che è tratta proprio dal piano originario del 2002, indagine 2002, in cui vedete 3 sondaggi fatti a 10 metri di profondità, 2 hanno trovato della ghiaia dai 7 metri in su e il terzo no. Dunque c'era il dubbio se esisteva o meno un acquifero profondo, perché su 3 punti soltanto che si avevano, 2 trovavano della ghiaia, quindi la possibilità di avere dell'acqua, e il terzo invece no. Allora, all'atto del ricevimento del nostro incarico, prima di passare alla progettazione, abbiamo fatto ovviamente nel 2008, no, 2008 come caratterizzazione, 2006, 2008, un'integrazione di indagini. Abbiamo innanzitutto realizzato una coppia di piezometri, questi che adesso vado ad ampliare, vedete questi punti molto vicini, sono 2 piezometri, cioè su, praticamente a fianco, uno poco profondo, profondo circa 6 metri, e l'altro profondo 10 metri, all'interno del sito ex Haiti, e il secondo invece fuori del sito, praticamente tra il sito e il municipio attuale. Non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo fatto, siccome pur aggiungendo altri 4 piezometri, i punti tutto sommato erano di numero limitato, abbiamo fatto un'indagine geofisica. L'indagine geofisica è un'indagine indiretta, cioè si mettono una serie di elettrodi nel terreno e attraverso, diciamo, delle misure di resistività elettrica, che è una proprietà del terreno, si ricostruisce quello che può essere l'assetto del sottosuolo. Abbiamo fatto anche una piezometria per capire in che direzione si muovevano le acque, abbiamo fatto delle prove di falda, qui vedete, per determinare le proprietà dell'acquifero. Questa che vedete in questa slide è la ricostruzione tridimensionale del sottosuolo fatta dalla geofisica. Qual è stato il risultato di tutto questo? Il risultato di tutto questo è stato, diciamo, questo assetto del sottosuolo che prevede. Allora, queste sono 2 sezioni, vedete, la prima sezione, quella più larga, va dal mare verso il sito industriale, l'altra è trasversale. Concentriamoci su questa, che direi è più importante. Allora, che cosa abbiamo nel sottosuolo del sito ex Haiti? Abbiamo un primo strato di materiali limosi argillosi, quindi sostanzialmente impermeabile, in cui ogni tanto abbiamo delle lenti di sabbia, in cui ci può essere presenza di acqua, e l'acqua ovviamente delle precipitazioni meteoriche. Poi vedete tutto questo strato marrone e argilla impermeabile, e sotto, a partire dai 7 metri e allora fino ai 10 metri indagati, avevamo un secondo acquifero, un acquifero cosiddetto profondo. Questa è la sezione trasversale, vedete, conferma questa situazione, e dal punto di vista, ecco, qui abbiamo una schematizzazione, diciamo, più divulgativa. Dunque, qual è la situazione del sito ex Haiti? Abbiamo dei terreni, questi marroni, che sono stati contaminati dai reflui industriali del sito nei processi produttivi. Di che dimensione? È praticamente tutto il perimetro del sito industriale. In questo terreno contaminato scorre lievemente, direi, perché se abbiamo detto sono terreni sostanzialmente impermeabili, abbiamo la presenza limitata di acqua. Noi lo chiamiamo tecnicamente pseudoacquifero, per cui non è un acquifero vero e proprio, cioè nessuno potrebbe pensare di estrarre acqua da questi strati, non potrebbe avere nessun utilizzo, perché le portate sono minime, però, diciamo, abbiamo un minimo flusso di acqua. Poi abbiamo gli strati impermeabili che ho descritto sotto, prima, e al di sotto abbiamo un acquifero profondo. Dunque, questo è il risultato della caratterizzazione, che, dico subito e sottolineo, non è stata smentita neppure dalle indagini successive del 2011, molte più ampie come aree, hanno confermato esattamente questo quadro.
Vediamo dal punto di vista dei contaminanti presenti. Allora, questo terreno è contaminato sostanzialmente da metalli pesanti, in particolare mercurio, piombo, arsenico e zinco. Diciamo, la concentrazione maggiore è quella del mercurio, che supera non solo i limiti, diciamo, residenziali o ricreativi, ma anche i limiti industriali. Gli altri tre metalli che ho citato, arsenico, piombo e zinco, superano solo i limiti, diciamo, residenziali, ma non quelli industriali. Ovviamente questi metalli presenti nel terreno hanno contaminato anche quella pseudofalda che circola in questi materiali, che finiscono, diciamo, a profondità di 6-7 metri. Qui vedete la distribuzione dei contaminanti, in particolare questa è la distribuzione dell'arsenico nel terreno superficiale, quindi il primo metro di terreno, e nel terreno profondo. Questa è una scala colorimetrica. Bianco, colore bianco vuol dire nessuna contaminazione, e man mano che il colore si fa più scuro, dal giallo al rosso al violetto, aumenta la concentrazione. Quindi questa slide cosa mostra? Innanzitutto che quello a essere contaminato è soprattutto il terreno in superficie, vedete che c'è un colore rosso, qui non lo troviamo più. Quindi la contaminazione è soprattutto nell'area centrale del sito ex Aibi e diminuisce man mano che ci si approfondisce. Questa è la situazione del mercurio, vedete il contaminante che ho detto ha le concentrazioni maggiori rispetto ai limiti di legge naturalmente, quindi terreno superficiale, massima concentrazione, andiamo in profondità, diminuisce, tuttavia è ancora presente, ma tutto vedete concentrato, potremmo dire, nel settore centrale dell'area ex Aibi. Questo è il piombo, stessa situazione, e questo infine è, e qui invece passiamo nelle acque sotterranee. Allora queste acque, questa pseudofalda che circola in questi terreni contaminati, ha portato in soluzione ovviamente gli stessi contaminanti. Questa è la situazione dell'arsenico. Vedete, sull'arsenico, e questo capirete poi perché l'ARPA ci ha chiesto una caratterizzazione integrativa, si vede un punto fuori del sito ex Aibi. Avete visto che tutte le slide che ho mostrato finora è tutto concentrato all'interno del sito. L'arsenico è presente in quest'unico piezometro che noi avevamo fatto, doppio, superficiale e profondo, nelle indagini del 2008. Qui vedete il mercurio, vedete è soltanto nella falda, pseudofalda superficiale, non c'è nella falda profonda, è tutto contenuto all'interno del sito. E questo è il piombo, stessa situazione, solo nella falda superficiale, solo all'interno del sito. Questo è importante da tenere a mente. Questi sono i dati che poi noi abbiamo utilizzato per eseguire il progetto. La serie di vicende burocratiche che sono state ricordate hanno ritardato l'avvio dei lavori e hanno portato l'ARPA a chiedere, sospeso, e hanno portato l'ARPA a chiedere una caratterizzazione integrativa. Cioè una caratterizzazione non solo estesa al sito ex Aibi, voglio far notare che il bando di gara, il progetto, era non messa in sicurezza e bonifica di Margherita di Savoia, ma del sito ex Aibi. Quindi diciamo, se vogliamo, questa è stata una cosa in più che faceva parte del bando, che tuttavia diciamo ha avuto la sua utilità, perché oggi abbiamo la tranquillità e conosciamo una fotografia del sottosuolo su tutta l'area. Come e in che cosa è consistita questa caratterizzazione di area vasta? Ecco, sono state realizzate 10 coppie di piezometri. Qui vedete ingrandito il sito ex Aibi, lo rinficiosco di nuovo, e questo è l'intero sito di Margherita di Savoia. Allora, se voi notate, sembrano 10 puntini, 1, 2, 3, che potete contare, sono 10 al di fuori del sito ex Aibi. Ciascuno di questi puntini, se andiamo a ingrandire fortemente, è formato da due piezometri. Uno, come al solito, che si ferma nella falda superficiale, quindi al massimo 7 metri di profondità, il secondo che va nella falda profonda. Questa volta, visto che era una caratterizzazione integrativa che interessava tutto il sito, siamo voluti andare fino
a vedere a che profondità finiva questa falda profonda. E quindi il piezometro più profondo arriva addirittura a 40 metri di profondità. Quali sono stati i risultati? Da questo punto di vista, devo dire, coincidono con quelli del 2008, cioè la presenza di una pseudofalda superficiale, diciamo in questi terreni sostanzialmente impermeabili, in cui ogni tanto c'è qualche lente sabbiosa, e poi la presenza di una falda profonda che comincia a 7 metri di profondità e arriva a 40 metri. Qui abbiamo avuto un dettaglio maggiore, perché come vedete, guardate i simboli celesti, se possiamo indicare magari con il puntatore, quei simboli celesti o azzurri, che dir si voglia, rappresentano i livelli impermeabili. Quindi, come vedete, l'acquifero profondo è formato a sua volta da due strati, possiamo dire così, uno che va dai 7 ai 10 metri e l'altro, diciamo, dai 20 ai 40 metri. Quindi la caratterizzazione ha confermato esattamente i risultati del 2008, solo che ora li abbiamo su un'area molto più vasta. Naturalmente, avendo due acquiferi, noi abbiamo fatto due piezometrie. Cos'è la piezometria? È, diciamo, l'insieme dei punti che collega valori di ugual carico idraulico, per tradurlo in parole più povere, serve a determinare la direzione di flusso. Allora, questa, vedete, è la falda superficiale, la pseudofalda. Qual è la direzione di flusso? Vedete, questo è il sito ex Aibi, va, diciamo, dall'interno verso il mare. Quindi la direzione di flusso è verso il mare, vedete, si va da un carico 0,4, man mano diminuisce, 0,2, 0,1, 0, diventa addirittura negativo. Quindi questa pseudofalda va verso il mare. Una cosa che devo sottolineare, che è fondamentale, è che non è continua, cioè che non è che io la trovo nell'area ex Aibi, poi la trovo 100 metri a valle e così fino alla spiaggia. Laddove sono presenti singole intercalazioni, lì si forma un accumulo dell'acqua, che delle precipitazioni. Non è continua. Quindi questa è soltanto all'interno dell'area ex Aibi. Questa invece è la piezometria della falda profonda. Notate una cosa fondamentale. Se voi guardate i valori, qui siamo al mare, vedete la spiaggia e il mare, abbiamo 0,4, poi diminuisce man mano e abbiamo addirittura valori negativi. Che cosa significa questo? Che la direzione di scorrimento della falda profonda è l'opposta di quella di prima, cioè va dal mare verso l'interno. Come si spiega questo fenomeno? Questo fenomeno si spiega, e lo vediamo anche con lo schema successivo, con il fatto che c'è un fenomeno che tecnicamente si chiama ingressione salina o cuneo salino, cioè l'acqua del mare è penetrata nella terraferma e quindi al di sotto dell'abitato di Margherita e in particolare dell'area ex Aibi abbiamo acqua salmastra, l'acqua del mare, con tutto il suo contenuto ovviamente di sali, tipico di un'acqua marina e non di un'acqua dolce, voglio dire, destinata alla potabilità. Qui notate il sito ex Aibi è quella conca arancione, che diciamo, rappresenta il sito contaminato, gli strati impermeabili e l'acquifero profondo. In corrispondenza della spiaggia, qui possiamo addirittura ingrandire, ci abbiamo messo gli ombrelloni, vedete, e poi ci abbiamo l'acqua del mare, questi strati impermeabili non ci sono. Quindi la falda profonda viene direttamente alimentata dalle precipitazioni del tempo. Questo è il quadro, diciamo, sostanziale che caratterizza Margherita di Savoia. Adesso andiamo a vedere dal punto di vista dei contaminati. E qui è importante perché vediamo che la falda, qui abbiamo l'arsenico. L'arsenico è l'unico contaminante, vedete che, non è, è il contaminante caratteristico dell'area Saibi. Ricordate, nell'area ex Aibi che cosa abbiamo trovato? Mercurio, piombo, arsenico e zinco. Di questi quattro contaminanti, come vi mostrerò nelle prossime slide, non ce n'è traccia nell'acquifero, diciamo, sull'area estesa del concentrico di Margherita di Savoia, tranne l'arsenico. Qui l'arsenico lo vedete nella falda superficiale,
qui sito XAI in concentrazioni maggiori, ma lo troviamo anche fuori. Ora tenete presente la direzione di flusso della pseudofalda è questa. Quindi vedete, quest'area qui non c'entra niente con sito XAI. Quindi è una contaminazione naturale, presente naturalmente. Stesso risultato nella falda profonda, la direzione è questa, quindi sito industriale, vedete quest'area qui è contaminata. Come si spiega questo? Per la natura specifica dei terreni che poi vengono a contatto con acque salmastre, quindi portano in soluzione un po' di arsenico a concentrazioni basse, che non determinano rischio, attenzione, per la salute umana. Perché? Perché qui in quest'area, l'area di Margherita, non c'è nessun pozzo di prelievo dell'acqua per il fondo d'acqua, quindi nessuno prende quest'acqua, non c'è nessunissimo rischio. Ma questa era la situazione dell'arsenico. Qui vedete la situazione del mercurio, importante. Il mercurio c'è soltanto nell'area XAI, in nessun altro punto, né superficiale, né profondo, di tutta l'area di Margherita c'è mercurio. Questo è il piombo, stesso risultato, solo nell'area XAI. Né nella falda superficiale né in quella profonda, in tutto l'abitato di Margherita, c'è presenza di piombo. E allora su questi dati finalmente si è ottenuto il via libera, speriamo finale, dei lavori, e quindi ora l'ingegnere Bonomo vi illustrerà i lavori di progettazione e poi di realizzazione. Cedo il posto così evitiamo di toccare. Trasportazione di 2 metri di terreno contaminato da trasportare a discarica e la costruzione del diaframma plastico, di quelle 2 righe marroni che vedete agli estremi che sono posti sul confine. Poi sempre con quel finanziamento, con quel denaro, si prevedeva, un progetto preliminare, prevedeva di coprire il terreno contaminato con uno strato di 60 cm di terreno, quindi altro materiale da portare dentro, e con questa operazione si esaurivano i fondi e sarebbe restata così l'area, e il progetto stesso auspicava che la soluzione complessiva fosse risolta con trasformando il terreno in terreno edificabile, in modo da completare la messa in sicurezza permanente del restante terreno contaminato, quindi chiudendo, incapsulando il terreno contaminato, che è quello che vedete lì marroncino, incapsulato tra il cilindro del diaframma plastico e le coperture e le impermeabilizzazioni date dalle strade e dai tetti delle case. Se si fosse voluto invece completare l'intera bonifica, si sarebbe dovuto portare via tutto il materiale contaminato, che è stimato intorno ai 60.000 metri cubi di terreno complessivo, quindi immaginate 60.000 metri cubi sono tanti, sono l'equivalente di un edificio di 3 piani largo quanto un campo di calcio, tanto per dare un'idea della dimensione di quello che sarebbe stato necessario portare a bonifica l'intero terreno, l'intero sito. Poi ovviamente avrebbe dovuto farsi l'operazione inversa di riportare il terreno pulito, quindi altri 60.000 metri cubi di terreno per ripristinare. Comunque questo progetto, che era, ripeto, un progetto preliminare, ha avuto il grande merito di ottenere il finanziamento in base alla quale poi il nostro gruppo di consorzio di professionisti, consorzio area, è entrato completando integrando le indagini che lo Stato sono in offerta, è arrivato a proporre una soluzione che è stata approvata poi con lo stesso finanziamento e con un po' di soldi in meno di costo dei lavori. Si è previsto
di sviluppare invece un'azione chirurgica, quindi una rimozione di munizioni chirurgica dei rifiuti contaminati, quindi la demolizione di contaminati, quindi illustriamo meglio ancora, quindi demolizione di contaminati, più avanti, ecco. Qui potete vedere quelli che sono le sorgenti primarie di contaminazione degli interventi tecnici, che sono i materiali che si prevede di portare in discarica, cioè le torri refrattarie, le torri quelle che vedete qui in basso, che sono un emblema, il canale dei condotti di scarico, perché sono loro che hanno poi sono i principali responsabili della contaminazione del suolo, e alcune vasche interrate a cielo libero che sono piene di rifiuti. Queste sono le sorgenti primarie di contaminazione che si prevede di portare a discarica, quindi una raccolta differenziata in sostanza. Mentre il terreno contaminato resta in sito, si costruisce ovviamente, come era previsto nel progetto iniziale, il diaframma plastico, questa cinturazione, quindi sul perimetro dell'area si costruirà un... Ecco qua, queste sono tecniche costruttive per farvi vedere che cosa dovremo combinare, quindi quali saranno i lavori che dovremo fare. Queste sono due tecnologie differenti, in funzione poi della profondità del diaframma si possono usare o la penna mordente o lo scavatore con braccio rovescio, ma probabilmente nel nostro caso sarà sufficiente questa del braccio rovescio. Comunque sono movimenti di terra che consistono nel costruire, nel fare uno scavo largo 80 cm profondo, in questo caso il nostro, se non ricordo male, 7 metri di profondità, e che poi si va a riempire con del materiale impermeabile, per soltanto con dell'argilla cementata. Per completare la messa in sicurezza, quindi bisogna incapsulare il terreno contaminato, bisogna modellare il terreno in superficie, quindi creare una sorta di collinetta, in modo che le acque meteoriche possano essere convogliate all'esterno del cilindro impermeabile, e il cilindro impermeabile, l'avrete intuito da quello che ha illustrato prima il professor Rivolfetta, va a intercettare quel pseudoacquifero proprio per contenere, evitare che il terreno contaminato possa, le acque del pseudoacquifero possano diffondere il contaminante all'esterno dell'area. L'operazione si completa poi rendendo impermeabile la superficie di questa collinetta, impermeabilizzata con una serie di strati di materiali, partendo dall'alto un metro di terreno vegetale sul quale si seminerà un prato, quindi si diventerà un imperdimento del prato, al di sotto uno strato drenante, quindi della ghiaia che possa far scivolare, convogliare il deflusso delle acque all'esterno di questo coperchio che si metterà sopra il diaframma plastico, sotto uno strato di terreno di materiale sintetico impermeabile, un telo impermeabile, e al di sotto ancora uno strato di argilla. Quindi questo è quello che si chiama capping, e quindi vedrete quella che è segnato in verde grossolano, quello che è rappresentato in verde di questo disegno. Qui si viene a formare una sorta di pentola rovesciata che incapsula il terreno contaminato e quindi resta lì per sempre. E questa è l'operazione che si chiama messa in sicurezza permanente. Direi che forse vale la pena illustrare che differenza c'è tra bonifica e messa in sicurezza permanente. La bonifica significa portare via i rifiuti totalmente, quindi ripristinare il terreno come era all'origine, prima dell'inquinamento. E questo è necessario fare se è tecnicamente, con le migliori tecnologie, è possibile, è tecnicamente possibile e ambientalmente conveniente. Quando questi presupposti non ci sono, si adotta la soluzione, prevista ovviamente, che si chiama messa in sicurezza permanente, che è quella che adotteremo qua. Perché non portiamo via totalmente, perché non bonifichiamo integralmente il sito? Perché non è tecnicamente possibile, perché non è ambientalmente conveniente ed economicamente conveniente, tecnicamente, economicamente e ambientalmente. Al di là del denaro che mancherebbe, portare via 60.000 metri cubi di terreno costa,
costano, hanno un costo che non sostenibile. Infatti, se ricordate, nel 2006, il progetto 2006 prevedeva di portarne via circa la metà, finivano i soldi e restava, si sperava in ulteriori finanziamenti, sarebbe dovuto confidare in ulteriori finanziamenti per completare la bonifica. Però ambientalmente, portare via 60.000 metri cubi di terreno significa spostare il problema dalla nostra parte, significa trovare un sito capace di accogliere, bisogna costruire una discarica in un altro sito. Sono 160.000 metri cubi, sono 100.000 tonnellate, sono numeri grossi. Forse vi dà più l'immagine del campo di calcio alto tre piani di un edificio, tutto pieno. Ecco, tutto questo materiale va messo in un altro sito. Ambientalmente non conveniente, anche perché per portare questo materiale da un sito all'altro bisogna trasportarlo su strada. Significa mettere in moto qualcosa come 50.000 camion che devono transitare con movimenti di terra, polveri e non parliamo poi, trascuriamo quelli che possono essere i problemi relativi alla, diciamo, non lecito trattamento dei rifiuti o perlomeno manovre non lecite, mettiamole da parte, però anche soltanto il problema di movimentare tutto questo materiale significa creare un danno ambientale durante la fase dei cantieri, quindi per questa è la... Ah sì, ovviamente tanti altri viaggi per ripristinare tutto. Io non credo di avere... No, mi piacerebbe sapere come viene costruito il diaframma plastico. Come? Come viene fatto, perché deve andare molto in profondità. Ah, no, il diaframma plastico è questo scavo, adesso ritorno a... immagine che forse illustra meglio la cosa, ecco qua, si costruisce con un escavatore, un mezzo meccanico che porta via del terreno, ovviamente le pareti non franeranno perché si inserisce nello scavo del materiale bentolitico, quindi c'è una tecnica che consente di fare uno scavo profondo 7 metri e che viene questo materiale viene sostituito immettendo dell'altro materiale, cioè del bentolite con del cemento, una miscela di cemento e bentolite. Quindi questa operazione è fatta in sequenza e quindi si avanza scavando e riempiendo. Nella fase intermedia è sostanzialmente pieno l'acqua che evita il crollo. Quindi questa è un'operazione che ovviamente verrà fatta, questo poi i tempi, i programmi sono un'altra cosa, questo potremo vederlo in un altro momento. Però, quindi adesso voi cominciate con che cosa? Prima attività che dovremo svolgere sono quelli della bonifica, ovvero la rimozione delle macerie, dicevo prima, non è una variante in corso d'opera, quindi i lavori sono stati iniziati. Abbiamo iniziato a demolire i fabbricati non contaminati e a terra adesso attualmente ci sono ancora il calcestruzzo frantumato che deve essere ulteriormente frantumato perché sarà riutilizzato per formare la collinetta, la bombatura e che servirà a applicare sopra il capping. Dopo aver liberato l'aria quindi da tutte le macerie, passeremo successivamente, ma con gradualità senza sovrapporre attività differenti, quindi saranno tempi relativamente lunghi, passeremo alla bonifica, cioè portando via, asportando le sorgenti primarie di contaminazione, quindi smontando con un processo al contrario della decostruzione, smontando le torri refrattarie. Perché queste devono essere portate a discarica perché sono contaminate, e asportando le vasche di interrate che contengono liquidi, che contengono materiale contaminato, porteremo non soltanto via le vasche ma anche una buona porzione di terreno intorno in modo da ridurre, da togliere il materiale e i rifiuti più pericolosi, e poi ancora, come ho illustrato prima, il canale di scolo, la fognatura che serviva dal processo produttivo, che è quello che poi sostanzialmente è stata la maggiore responsabile dell'inquinamento. Queste sono le attività che svolgeremo, che richiederanno alcuni mesi.
Finita questa operazione potremo procedere poi alla messa in sicurezza, che significa costruire il diaframma plastico, completare il capping e dopodiché i lavori si fermano con la sede del prato. Poi l'amministrazione scegliere che cosa fare. Noi c'era stata una... c'è l'immagine del prato sul fondo? C'era stata... Ah beh, qui c'è qualche immagine sul cantiere, sul lavoro del cantiere. E questa qui è la tavola di progetto, sono curve di livello, si vedono, di questa bombatura del camping. Di bianco è un elemento decorativo, che non è un elemento decorativo, è una testa di posto. Siccome sul sito saranno ovviamente conservati i piezometri che serviranno a monitorare, controllare costantemente, non abbiamo detto nulla di quelle che sono le attività che continueranno ad essere svolte per controllare periodicamente la qualità dell'acqua, delle acque sotterranee, quindi i piezometri che sono stati realizzati verranno conservati per poter fare prelievi continuare a fare prelievi. Ecco, questa qui c'è stato a suo tempo una proposta, uno studio di fattibilità, perché ovviamente questo intervento pone dei vincoli urbanistici all'area, non potrà essere utilizzato come suolo edificatorio, non potranno essere realizzate opere che vadano a intaccare l'impermeabilizzazione, il capping, e potrà essere invece usato come verde, come giardino o come casa delle farfalle. No, l'idea è naturalmente, da un luogo così brutto e inquinato, simbolo, no? Del massimo dell'inquinamento di questa zona della Puglia, l'idea è, posto che sul capping, come avete capito, non si può fare nulla se non un prato verde, nell'area intorno, che comunque, come vedete, anche nel progetto originale era destinata a verde, costruire la casa delle farfalle, che è un'attrazione turistica molto bella. Di fatto è una serra idroponica, quindi quelle dove si sviluppano le piante, crescono le piante e non hanno bisogno della terra, però che si sviluppano, sono sollevate dal suolo, vengono illuminate artificialmente e irrigate con l'alimento artificiale. Però all'interno di questa serra idroponica riprodurre in questo modo i climi di tutto il mondo e riprodurre, quindi poter mettere a disposizione dei visitatori le farfalle di tutto il mondo. Ci sono degli esempi bellissimi, molto piccoli in Italia, molto più grandi negli Stati Uniti, in Germania, sono un elemento di attrazione turistica impressionante, perché non è solo la possibilità di vedere le farfalle, che sono belle, ce ne sono alcune dell'Amazzonia, molto grandi, coloratissime, ma è la possibilità di studiare i climi e quindi anche la flora di quei climi. Per esempio, viene costruita una piccola... una piccola foresta pluviale, una mini foresta pluviale, quindi pensate un po' alla possibilità di avere concentrati i climi del mondo, ma la flora di tutto il mondo. Quindi è un'idea veramente molto bella, che trova tra l'altro ampi finanziamenti dall'Unione Europea, attraverso i bandi Life, e ce ne sono anche altri di finanziamenti, però ecco, io trovo che, poiché Margherita vuole avere sempre di più la vocazione turistica, realizzare un luogo del genere, anche perché, come avete capito, non si può fare nient'altro se non verde. Qualche gazebo, no? Si può mettere, insomma. Sì, insomma, comunque la casa delle farfalle non insiste sul camping, è evidente. Certo, il camping certo. Sarà solo verde, sul camping ci può essere solo il prato. Intorno, abbiamo già individuato con i progettisti della casa della farfalla, intorno può essere costruita appunto questa serra, e secondo me sarebbe veramente una bella soluzione e trasformazione di questo luogo così brutto. Come inizio del percorso per i visita delle saline. Esatto, e poi tra l'altro noi, siccome avete capito che l'unico manufatto che resterà in piedi è la ciminiera, abbiamo già commissionato, insomma, di dipingere questa ciminiera, e quindi anche lì il disegno della ciminiera, eccola qui, ci sarà una palma sulla ciminiera, la ciminiera verrà disegnata e farà parte anche dal punto di vista del disegno che verrà proposto sulla ciminiera di questo ambiente verde che noi vogliamo creare. Quindi diciamo, la nostra idea è molto ambiziosa, però è secondo però me ci fermiamo al prato, però secondo me è la giusta risposta a tutti questi anni, come
avete capito da quanti anni si trascina questa storia, secondo me è la nemesi, no? Abbiamo aspettato tanto tempo, adesso quello che noi vogliamo fare in questo posto che era così brutto e sinceramente proprio un pugno in un occhio, no? All'interno di Margherita di Savoia, fare qualcosa di veramente bello e eclatante, che peraltro esiste solo nel nord dell'Italia e, ripeto, di dimensioni molto piccole. Queste case da farfalle ci sono vicino a Bergamo, ci sono in Trentino, molto piccole però, molto, molto ridotte. Io vorrei però approfittare un attimo dell'occasione per chiedere scusa del disturbo che inevitabilmente arrecheremo con il cantiere, perché i cantieri comunque danno fastidio, comunque creano dei problemi per non possato per il traffico, perché c'è qualcosa di diverso da quello che ci arriva, bisogna attraversare la strada dall'altra parte perché il marciapiede ingombro, ci sarà molto più traffico sulle strade perché dovremo portare, nonostante abbiamo ridotto notevolmente i volumi, i movimenti di terra in entrata e in uscita, però comunque ci saranno lo stesso parecchi perché la superficie è grande, sono 16.000 metri quadrati, già soltanto di terra vegetale, un metro di terra sono 16.000 metri cubi di terra che dovremo portare, quindi sarà parecchio movimento intorno a quest'area che sicuramente darà disturbo. Vi chiediamo scusa in anticipo, speriamo di poter farlo molto in fretta e rapidamente, creando gli impatti, mitigando gli impatti. Ma attenzione, tengo a precisare, il disturbo, il disagio, l'impatto che il cantiere avrà sarà di tipo, diciamo, logistico. Non c'è tutte le... Ecco. Volete illustrare voi? Forse è meglio fare una proposta... lascio la parola a Gezzol, perché come avete visto siamo un gruppo di professionisti, ciascuno dei quali sa fare una cosa, sa fare bene, ma sa fare soltanto quella. Io qui lascio la parola a Gigiel Zola, che lui è molto bravo in queste cose. Sì, beh, molto brevemente, al di là dei disturbi che potranno essere quelli comuni legati alla presenza di un cantiere vicino al centro abitato, il progetto prevede tutta una serie di controlli e tutela della sicurezza sia dei lavoratori che saranno ovviamente impegnati all'interno del cantiere, che della salute della popolazione che vive nelle circostanze. Quindi durante tutte le operazioni di contaminazione materiali, rifiuti, verranno eseguiti dei costanti controlli sulla qualità dell'aria, sia all'interno che all'esterno del cantiere, con un perimetro, in modo da monitorare costantemente l'assenza di impatti sulla popolazione e il rispetto delle condizioni appunto di sicurezza sul lavoro per tutela della salute della famiglia. Inoltre, durante le fasi di demolizione con sollevamento a polveri è previsto l'impiego di un cannone media, in sostanza è un cannone che crea un getto di acqua vaporizzata che va puntato contro la sorgente di polveri appunto e determina un abbattimento immediato di queste polveri senza dispersione nelle aree esterne. Oltretutto ogni singola fase di esecuzione dei lavori verrà comunicata a tutti gli enti di controllo nella massima trasparenza, in modo che ci sia una garanzia sia per noi ma appunto anche per voi cittadini sul corretto svolgimento delle operazioni. E per finire, visto che trattasi ovviamente di sicurezza permanente, è importante che tutte le opere di confinamento della contaminazione siano fatte a regola d'arte. Durante i lavori di costruzione del diaframma e del capping superficiale, della copertura superficiale, saranno eseguite prove, numerose prove sulla qualità sia dei materiali utilizzati che della posa in opera, con prove di lavoro con prelievi di campioni, prove di laboratorio controllate costantemente dalla direzione lavori, che assicuri il corretto svolgimento di tutte le fasi. La stessa cosa vale per tutti i rifiuti prodotti, abbiamo disposto delle operazioni che garantiscono la massima traceabilità di tutti i rifiuti prodotti, tutti i campioni prelevati, tutto ciò è stato concordato e elaborato con gli enti di controllo, ma a garanzia appunto per la corretta esecuzione dell'intervento del minimo impatto possibile da parte del tipo di lavori e l'area che abbiamo messo. Non sono venuto, ma il ministro dell'ambiente, noi dopo vengo salutare tutti, io scusa, volevo salutare tutti i cittadini, soprattutto i tecnici, il sindaco. Questo naturalmente è un risultato molto importante, oggi portiamo a casa la riapertura perché
è bene sottolineare di apertura, quindi di fatto il cantiere è aperto. Però voglio inserire in questa, diciamo, squadra un tassello molto importante. Noi abbiamo il rappresentante dell'impresa che realizzerà i lavori e proprio personalmente voglio ascoltare dalla sua voce le garanzie che verranno date ai cittadini, anche perché voi seguite in direzione dei lavori, però sul campo, diciamo, la battaglia si gioca con l'azienda. Quindi volevo presentare ufficialmente, quindi avere un conforto in diretta su quelle che, diciamo, saranno le attenzioni e quello che voi avete sottolineato nella vostra, diciamo. Ti diamo velocemente il micro. Prego. Buongiorno a tutti, sono Gianni Milano, responsabile tecnico della società Teorema S.p.A., società incaricata a seguito della procedura di appalto di eseguire i lavori. Mi preme precisare che l'aggiudicazione di questo appalto è stato nei confronti di un'associazione temporanea di imprese di cui la Teorema è la capofila, ma ci sono altri due soggetti che parteciperanno, collaboreranno all'esecuzione di queste attività. Ovviamente alla Teorema, quindi per conto della Teorema, in qualità di capofila spetta l'onere di coordinare tutte le attività. Ovviamente non posso che rassicurare la cittadinanza, l'amministrazione e la direzione dei lavori circa il massimo impegno che sarà profuso dalla compagine che si occuperà della realizzazione di questi lavori. Ci atteniamo scrupolosamente a quanto è stato predisposto appunto dai progettisti prima e da quanto poi in corso d'opera sarà impartito la direzione dei lavori nella direzione che è stata già illustrata. A garanzia quantomeno della buona volontà, ma direi anche della buona riuscita dell'attività, così vorrei solo segnalare che la società Teorema ad oggi ha avuto, direi, la fortuna di poter realizzare già 5 interventi di bonifica ambientale nell'ambito di siti industriali dismessi, quindi situazioni molto simili a quelle della Saibi, che ricadono all'interno dei 57 siti di interesse nazionale che il Ministero diversi anni fa ha individuato a livello appunto nazionale, quali siti aventi problematiche più particolari dal punto di vista dell'inquinamento. Bene, su 57 siti la Teorema ha avuto la fortuna di appaltare e realizzare con successo 5 di questi interventi. Direi che questo possa rappresentare un buon biglietto da visita in relazione appunto a quella che è la struttura e l'organizzazione dell'azienda di cui ho il piacere di essere rappresentante in questa sede, ma anche devo dire delle altre due società che sono a fianco a noi appunto per realizzare questo. Per cui ribadisco e confermo l'impegno appunto quindi di realizzare l'opera nella maniera migliore possibile, cercando ovviamente di assoggettare il meno possibile la popolazione di Margherita di Savoia a eventuali disagi che in alcuni momenti, in alcuni frangenti sarà inevitabile dover arrecare, ma come diceva l'ingegner Bonomo, si tratta semplicemente di disagi di carattere logistico. Ci potrà essere la necessità di far transitare qualche mezzo in più rispetto a quello che normalmente è il traffico veicolare, anche di tipo pesante, che comunque di natura non manca, poiché essendo presente nel comune di Margherita di Savoia, le Savigne, attività riguardo alla quale c'è un continuo movimento di mezzi pesanti, e tra l'altro il cantiere è proprio in prossimità delle Savigne, per cui in qualche modo riusciremo a confonderci, a nasconderci dietro il traffico veicolare pesante già esistente, ma ovviamente cercheremo di farlo limitando al massimo diciamo, la nostra esposizione. Per parlare di rifiuti con sale, ovviamente senza sicuramente. Tra l'altro voglio aggiungere, questo sempre a garanzia di quello che è quelle che sono le capacità operative della compagine, si consideri che la società Teorema, per l'appunto, oltre ad occuparsi di politica ambientale, è una società che si occupa anche dello smaltimento di rifiuti speciali, per cui diciamo che in uno riesce a racchiudere quelle particolarità e caratteristiche sul piano tecnico per poter affrontare al meglio la problematica.
aggiungerei anche che si occupa anche di edilizia, forse facciamo troppe cose, per cui poi voglio dire, quindi l'insieme delle problematiche che un cantiere di questo genere rappresenta e porta con sé sono sicuramente alla portata della compagine che si è aggiudicato l'appalto, e quindi mi sento di poter garantire al massimo che non ci saranno problemi se non quelli appunto di un piccolo disagio di carattere logistico. Con questo passerei. Innanzitutto chiedere i tempi di attuazione, perché non è stato detto niente in merito a questi tempi di attuazione, sia dall'esposizione posta dei tecnici che sia dall'impresa, perché chiaramente questo ci sta a cuore, perché non è che vogliamo possibilmente stare un'altra estate in queste condizioni, possibilmente prima dell'estate, ecco quella che è la nostra preghiera, ecco perché facciamo almeno una previsione di massima, poi tutto è affidato anche a discorsi atmosferici, chiaramente, che se non impediranno. E poi un altro discorso, ci avete parlato dei rilevatori di inquinamento, ci avete parlato dei cannoni che sparano, i deumidificatori vogliamo chiamarli, oppure che sparano una nebbiolina. Cioè, oltre questi, quali sono gli ulteriori presidi prudenziali che assicurano la sicurezza del centro abitato? Questo penso che è più che altro quello che si vogliono sentire dire un po' tutti quanti, anche se non siamo molti oggi, ma è quello che realmente interessa per quello che durante l'iter dei lavori. Perché già quando sono iniziati questi lavori ci sono avuti dei risvolti che ben conosciamo, una polvere diffusa sull'abitato o quant'altro, ecco. L'abbattimento di questi è affidato soltanto ai cannoni che dovranno sparare questa nebbiolina che abbatte le polveri? Ci sono altri congegni o altri presidi prudenziali? In che modo, questo se lo potete spiegare voi, vengono tarati i misuratori di inquinamento ambientale e quant'altro? Grazie. Posso? Facciamo tutte e quattro le domande e poi dopo. Buongiorno. Mi chiamo Piazzone Ignazio, sono un ex dipendente della SAIMI da 35 anni. Professore, io ho seguito attentamente quello che lei ha detto per quanto riguarda la stratificazione del terreno. Non ci piove, anche perché io ho questa indotazione. Sono un vecchio conduttore di impianti, poi dopo sono passato matematicamente ai magazzini, quindi sono in possesso di buona parte della documentazione della SAIMI. Per questo conservo questa stratificazione del 57, non ci piove, è perfetto. La cosa che mi incuriosisce è un'altra: nella parte centrale dove riferite che ci sono tutti i metalli pesanti, nella parte centrale, è esattamente dove attualmente adesso esistono 6 torri ancora in piedi. Non so se lei lo vuol far visionare. Quelle 6 torri sarebbero le torri di deformazione di Strapping. Ma la cosa che mi incuriosisce è un'altra: la SAIMI ha chiuso perché, per tante chiacchiere che si sono susseguite nel tempo, tra il bromuro di Metile e poi dopo lo strip iniziale. La SAIMI prima è nata che nel 55 c'è stato questo impianto di torri fatto dai tedeschi, ma prima ancora, dal 1928, nel 1928, quando poi dopo è stato costruito lo strapping, vale a dire il processo di lavorazione che avveniva direttamente dalle acque madri alla soluzione di bromo, direttamente. Qui sia quello lì che il bromuro di metile, metalli pesanti non si vanno a riscontrare. Come mai? Perché allora non è stato più il bromuro di metile che ci ha fatto chiudere, che è stato tanto chiacchierato dai signori della SAIMI. Perché poi dopo successivamente ci sono state le abitazioni i quali ci hanno dato tanto di quel fastidio per arrivare alla chiusura. Quindi mi sembra strano che i due punti critici, che sarebbe poi dopo, guarda caso, all'ingresso che noi andiamo verso Trinitapoli, c'è un verde fiorente, a doggio nudo si nota, ma quel movimento che c'era prima, quello reparto, dava concime o dava oppure c'era una nocività? Le piante fioriscono, come mai?
non lo so. Io questo mi chiedo questa spiegazione lì. Sui tempi posso rispondere rapidamente. Ovviamente non potremo correre, perché non dovremo correre, dovremo seguire cadenze molto limitate per evitare interferenze tra le singole lavorazioni, non soltanto per problemi di sicurezza degli operai, le norme sui cantieri, ma anche perché sono attività molto delicate che richiedono anche tempi. Orientativamente un anno ci vuole per completare tutto. Un anno a partire sostanzialmente da oggi, da adesso, perché io credo che forse se siamo molto bravi, se non abbiamo intoppi di qualunque natura, tenga conto che una delle prescrizioni, forse qui rispondo poi direttamente alla seconda domanda, una delle prescrizioni, perché comunque avremmo adottato lo stesso la prescrizione dell'ARPA, e che in caso di venti, in caso di venti particolari che superano una certa velocità, bisogna sospendere le lavorazioni. E quindi queste sono attività che evidentemente erano interrotte, e in giornate di vento il cantiere sarà fermo. E questi saranno tempi che dovranno ovviamente sommarsi ai tempi tecnici. Questo dico grosso, noi ci auguriamo che se non ci sono troppi intoppi e anche di qualsiasi natura, diciamo, per la prossima stagione balneare si possa cominciare a vedere la sistemazione del prato, del verde, quindi quelle lavorazioni che sono un po' meno pesanti. ovviamente augurandoci che non succeda qualcos'altro di quello che è successo, perché purtroppo non dimentichiamoci che siamo in Italia, e l'Italia purtroppo sta dimostrando di avere una normativa molto complessa, molto articolata, una burocrazia molto pesante, un iter burocratico spesso ingarbugliato, che anche nella buona fede di tutti quanti i funzionari crea problemi di interpretazione di norme, eccetera. Quindi io non sono così sicuro di non dover incontrare qualcos'altro. La storia è questa, la storia che abbiamo vissuto. Io non posso, io ho un certo imbarazzo ad accettare o proporre o condividere questo incontro, perché oggi stiamo dicendo esattamente le stesse cose che abbiamo detto nel marzo del 2009. Se volete vi faccio vedere anche che Bianchi è stato a suo tempo distribuito. Questo qua nel marzo, quindi auguriamoci, mettiamocela tutta a tutti quanti insieme, a quantomeno a superare, a non creare condizioni per favorire, chiamiamole così, queste complicazioni burocratiche. Guarda, purtroppo l'Italia sta soffrendo, e forse Margherita di Savoia può essere un campionario di tutta quella che è la tipologia degli intoppi che possono avvenire nel vita dei lavori pubblici, perché se andiamo a prendere tutte quelle che sono state le figure che sono intercorse, le tracce che abbiamo dovuto superare, compreso un ricorso al TAR contro la nostra aggiudicazione, contro l'aggiudicazione del nostro incarico stesso, quindi c'è stato di mezzo il TAR, c'è di tutto, quindi auguriamoci che non ci siano anche ulteriori intoppi. Adesso perlomeno l'orizzonte lo si vede sereno e sgombro, però non me la sento di promettere nulla, perché nel 2009, avevo detto nel 2010, avremmo risolto tutto, e così non è stato. Questo per quanto riguarda i tempi. Sulla presidi, forse oltre a quello che ha già detto, ho accennato appena sulla questione, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, cautele, che sono state prescrizioni molto severe. Cosa posso completare? Io aspettavo la risposta. Perché vuole stare. È nello stesso tempo, volevo fare una domanda. Se completa le domande, poi dopo rispondiamo. Allora, sindaco, una preghiera.
Sindaco, per piacere una preghiera, in qualità di cittadino, tengo a precisare che le maschere, le quattro maschere che partono dallo stabilimento sale fino alla punta, che siano sempre piene di acqua, che non avvenga l'essiccazione per non avvenire l'evaporazione dal basso all'alto, perché purtroppo adesso sono un po' divezzate. Quindi è una questione di principio che il professor lo può dire meglio di me, momentaneamente come cautela, di tenere sempre le masche piene. Le masche esterne al sito? Sì, 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 sì. Le quattro masche. E poi un'altra cosa volevo sapere. A ridosso dello stabilimento Saibi, per un tratto di 6-7 metri, è stato fatto un riempimento di terreno. Lì c'era a ridosso il reparto bromuro di metile. I prodotti che noi scaricavamo, possiamo per essere riciclati, va bene, sono stati, è stato esaminato quel terreno? No, fuori dal sito, fuori. Ho detto fuori dal sito. A ridosso. Perché hanno creato un passaggio per, le, diciamo, per poter avere la meccanizzazione dei camion che vanno su e giù. Qui, in quel luogo lì, perché siccome che stavo proprio, insomma, il principio è questo. Noi, Margherita, la sala che ha chiuso, grazie o dolorosamente per il fatto del promulo di metile. Allora, partiamo dall'inizio. Lei dice, allora, perché sono al centro dell'area industriale? Sono lì perché, diciamo, i sondaggi e i controlli analitici li danno lì, quindi... nonostante quelli che possono essere i suoi ricordi, indubbiamente io non so quali erano gli additivi che voi usavate nei cicli produttivi. No, non sono ricordi, sono esistenti all'epoca. Esattamente, quindi diciamo che il fatto che, come vede, non è un punto, sono dei 25 sondaggi, se fanno eccezione per quel triangolo, diciamo, che confine con l'area comune, tutti gli altri sono contaminati. Forse un punto uno potrebbe dire hanno sbagliato l'analisi, no? Esatto, ma quando diciamo il dato è pressoché generale. Forse il processo di lavorazione quello lì. Sì, certamente, sono i cicli di lavorazione. Lei dice, com'è possibile che sia questa contaminazione quando a fianco ci sono, c'è vegetazione rigogliosa? Questo diciamo io ho cercato di spiegarlo dicendo che per la fortuna di Margherita di Savoia il terreno, diciamo, il sottosuolo dell'Arex Ibi è un sottosuolo fondamentalmente impermeabile. Per fortuna. Tant'è vero che diciamo, noi non vogliamo neppure usare il termine falda superficiale, la chiamiamo così per intenderci, ma l'abbiamo chiamata pseudo falda o pseudo acquifero, ossia c'è un po' d'acqua perché ovviamente ci piove, anche i terreni impermeabili hanno una loro